Ed è stato siglato oggi al Minale, con i rappresentanti della Farnesina, della CEI e della Comunità di Sant'Egidio, un protocollo d'intesa per la creazione di corridoi umanitari per afghani bisognosi di protezione internazionale. Vitale Torre. Arriveranno in Italia in modo legale e sicuro. Parliamo di 1200 rifugiati afghani che in questo momento si trovano in Pakistan o in Iran, fuggiti dal regime talebano. Arriveranno nel nostro paese attraverso corridoi umanitari gestiti dallo Stato italiano e dalla società civile. Il Ministero dell'Interno si occuperà di tutta la logistica e dell'accoglienza di 400 rifugiati. Gli altri 800 saranno accolti dalla Chiesa italiana, dalla Comunità di Sant'Egidio, dalla Tavola Valdese e dall'Arci. L'Italia ha scelto di non restare indifferente di fronte al dramma umanitario dell'Afghanistan, ma anche questa volta, come ha sottolineato oggi il ministro Lamorgese, l'Italia è sola nell'accoglienza. Questo è ingiusto, è ingiusto enormemente perché non può essere un carico che, eh, che deve avere un solo paese solo perché è il paese di, di primo approdo che poi ti collega all'Europa. Per la Chiesa italiana la firma di oggi non è la prima dal 2016, ormai la conferenza episcopale italiana è impegnata nei corridoi umanitari, anche la comunità di Sant'Egidio da anni insiste sull'urgenza di aprire vie legali e sicure di accesso all'Europa. Continuiamo e speriamo che eh, questo esempio, che è un po' tipico italiano, diciamo, anche che vede la partecipazione di più soggetti, di più enti, naturalmente delle istituzioni in primis il Ministero dell'Interno, eh, possa diventare una buona pratica che anche in Europa diventi eh, diciamo, normale. Ecco. I corridoi umanitari uniranno accoglienza e integrazione. Gli afghani che, che vi giungeranno saranno non solo accolti nel nostro Paese ma anche integrati e avranno finalmente un futuro di pace e di libertà.